Salve a tutti friends, dal vostro Super Corris, buon anno, si parte così con la nostra consueta recapponata sulla Serie A, quindi recappone, vi farò vedere più o meno, vi spiegherò, vi dirò quello che penso di quello che è accaduto in Serie A, perché comunque sono dei risultati abbastanza particolari da parlare. Non c'è il mio consueto sito che mi mette tutti insieme i risultati e la classifica, quindi sto sul sito della Serie A, dovrò fare un po' zapping tra i risultati della classifica, ma lo faremo. Perciò, come al solito, prima di partire vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Corris and Friends, potete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza, trovate il link di PayPal in descrizione. C'è l'aiuto al canale, abbonamenti, donazioni, potete sostenere il mio lavoro. Allora, partiamo subito. Venerdì c'è stato il pareggio 0-0 tra Napoli e Monza. Beh, è un pareggio che non è positivo, perché il Napoli si allontana ormai in maniera inesorabile, ma non solo dal primo posto, che già era bello che è andato, ma ora il Napoli è anche a meno 5 dalla Fiorentina e a meno 8 dal Milan. Non è una situazione positiva. Purtroppo il Napoli sta facendo quello che ha fatto il Milan l'anno scorso. Troppo a pagamento, secondo me, per aver vinto un campionato italiano. Il risultato è questo. È inspiegabile che la squadra, uguale a quella dell'anno scorso, a parte Kim, non riesce a giocare. Non è accettabile. Un Napoli che ha festeggiato troppo, troppe sceneggiate. Sì, va bene vincere lo scudetto dopo tutti quegli anni, ma anche limitarsi un po' in queste situazioni è dispiace, perché il Napoli, ripeto, rimane una squadra che, secondo me, sulla carta poteva fare molto di più. Un pareggio che non gli serve, anche perché viene superato dall'Atalanta, già è affiancato dalla Roma, è un problema. Con la sconfitta anche del Bologna si poteva recuperare. Buono il Monza, che rimane a 22 punti. Beh ragazzi, il Monza comunque rimane una squadra che sta facendo un buon campionato per il suo potenziale, sta facendo quello che deve fare, va bene così. Palladino gli ha dato un'identità e vedete, anche contro squadre forti spesso se la gioca. Vince la Fiorentina col Torino. Ragazzi, è stata bella partita questa. La fin fine la sblocca all'83esimo la Fiorentina, è stata una bella partita, perché non era facile vincere contro un Torino che non è mai domo, è sempre molto chiuso dietro, non è facile. La Fiorentina si porta al quarto posto, vi ripeto, c'è anche la possibilità di avere 5 squadre in Champions, quindi ad oggi ci sarebbe il Bologna in Champions con le altre. La Fiorentina fa un salto in classifica importante, si inizia a distaccare da quelle dietro. Il Bologna si è fermato, l'Atalanta a meno 4. Sto facendo un ottimo campionato la Fiorentina, perché è una squadra buona, io ve l'ho sempre detto. Il Torino rimane decimo a 24 punti. Purtroppo il Torino, raga, quando deve fare quel salto di qualità, spesso non riesce e poi va a finire così. Una Fiorentina quest'anno pericolosa un po' per tutti, parliamoci chiaramente. Qua già mi sono perso io. Aspettate. Allora, pareggio tra Genoa e Inter. Beh, doveva succedere prima o poi che l'Inter si fermasse. Non era plausibile un Inter che vinceva tutte le partite. Un pareggio che ci può stare contro un Genoa non facile da affrontare per nessuno. Abbiamo visto pure il Milan, ha fatto fatica, ha vinto per miracolo. Un 1-1 che dimostra comunque che l'Inter un piccolo calo l'ha subito. Sommer non perfetto sul gol, non ha segnato. Quando non c'è Lautaro si sente. Non è vero che l'Inter può sopperire facilmente. Un gol dell'Inter su eventuale fallo in area di rigore che poi non è stato fischiato, segna Arnautovic, va bene, però di base ragazzi un pareggio che rallenta un po' l'Inter, con la Juve che si riporta a meno 2. Ragazzi, sarà uno scudetto tirato fino alla fine. Io ve l'ho detto, la Juve ha tutte le possibilità per giocarsela. Il Genoa 20 punti, 12esimo, ha fatto dei buoni risultati ultimamente, vittorie, pareggi, v'ho detto, il Genoa è una squadra di grande valore, già stava mostrando Dragusin in alcuni giocatori forti. Se Retieghi torna a regime è una squadra che può dare fastidio veramente a tutti, quindi non è una sorpresa che il Genoa abbia bloccato l'Inter. Vince la Lazio 3-1 contro il Frosinone, non era facile manco qua, perché ragazzi il Frosinone è una squadra tosta. Alla fin fine la Lazio fa una bella partita, va sotto e poi segna. Castellanos finalmente fa un altro gol, questa eterna promessa che poi non sboccia mai. Primo gol di Isaksen e segna anche Patrick. Un 3-1 ovviamente di una squadra che, secondo me, se la può giocare per l'Europa fino alla fine, ma la vedo difficile anche andare in Champions, perché ragazzi, parliamoci chiaramente, la Lazio ha accumulato tanto distacco, cioè sta a 27 punti, non è lontanissima da Roma, Napoli, però già sei a 6 punti dalla Fiorentina. Non sta facendo un campionato costante, quindi a me non mi convince la Lazio, vi dico la sincera verità,
non basta vittorie, non bastano vittorie sporadiche per poi poter dire che si può lottare fino alla fine. C'è bisogno di continuità e ad oggi non ce l'ha avuto. Comunque, una grande vittoria, un Frosinone che si piega, nonostante poi ha fatto grandi imprese in Coppa Italia, in campionato, in classifica, si tiene a una distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Buon campionato del Frosinone, sicuramente buono. L'Atalanta batte il Lecce 1-0, gol di Lookman. Raga, grande vittoria. Vincere 1-0 in quel modo non è facile. Il Lecce si sta dimostrando una squadra tosta. Anche il Lecce ha 20 punti, come il Genoa, è uno in più del Frosinone. Si sta dimostrando una squadra tosta. Chiaro che l'Atalanta con questa vittoria si porta a 29 punti, sesto posto, scavalca il Napoli. Ragazzi, tanta roba. L'Atalanta sta facendo un buon campionato perché in Europa è andata fortissimo. In campionato comunque è sempre là. Meno 4 dalla Fiorentina. Se trova un po' di continuità, si gioca la Champions. Perché ripeto, se prendiamo il quinto posto Champions, c'hai là il Bologna a meno 2. Ma ragazzi, parliamoci chiaramente: il Bologna secondo me non va in Champions. Per quanto sia una squadra straordinaria, sta facendo dei risultati straordinari. Non ci va. Buona la prova del Lecce che si dimostra squadra tosta. Alla fine perde, ma esce a testa alta dal campo. Udinese-Bologna 3-0, è una caduta clamorosa del Bologna, ragazzi, non ci ho capito niente. Alla fin fine è stato demolito, anche un gol annullato a Lucca per un fuorigioco evidente, ma che si poteva evitare, lato Udinese. È una caduta che fa male perché il Bologna davvero stava facendo un campionato straordinario. Perde il quarto posto, non segna nessuno, neanche Zirkzee, quindi va un po' in crisi anche dal punto di vista realizzativo. È un Bologna certamente di grande qualità. Quindi io vi dico che comunque da qua a fine stagione darà fastidio. Non penso in un crollo del Bologna assolutamente, penso che si riprenderà subito. Certamente fa male, fa male. L'Udinese fa una grande vittoria che aiuta anche a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della retrocessione, perché l'Udinese ci riesce anche bene. Adesso vediamo quanti punti ha. Sto aprendo di continuo. 17 punti. Solo 3 sulla zona retrocessione, ma se non avesse vinto anche questa partita stava là col Cagliari, terz'ultimo. Quindi buona prova dell'Udinese che si rialza, ma secondo me c'è stato anche un calo veemente del Bologna che per la prima volta nella stagione forse non è riuscito a giocare secondo i suoi canoni, i suoi livelli. 0-0 tra Empoli e Cagliari, ragazzi, un 0-0 che boh, non serve a nessuno perché entrambe le squadre rimangono là, terz'ultima e penultima. Non serve, ragazzi, non serve perché quando ci sono queste partite è meglio che qualcuno vinca. Certamente sono due squadre vive, sia l'Empoli che il Cagliari, che probabilmente ha giocato meglio. Sono squadre vive che se la proveranno a giocare fino alla fine. Ma secondo me quest'anno ci sarà una bagarre per la retrocessione incredibile fino alla fine. Perché poi? Perché sostanzialmente, ragazzi, nessuno si sta staccando come gli altri anni, quindi sarà tosta fino alla fine. Non a caso, Verona-Salernitana vince la Salernitana 1-0. E si riaggancia al trenino delle squadre che stanno lottando, perché si porta a meno uno dall'Empoli. Il Verona che perde un'occasione d'oro di scappare, sta là terz'ultimo col Cagliari. La Salernitana si porta a meno due dal Verona, a meno uno dall'Empoli. È una bagarre pazzesca. E lo sarà fino alla fine, perché alla fin fine la Salernitana non c'ha giocatori scarsi, c'ha buoni giocatori, Candreva, Simi, Fazio. Se fa pure un po' di campagna acquisti si può salvare. Sarebbe miracoloso, nessuno ci avrebbe scommesso. Si può salvare perché è una squadra comunque di base che ha anche delle qualità. E Inzaghi gli può dare un gioco alle sue squadre se seguito bene. Chiaro che il Verona non va bene dopo aver cominciato il campionato vincendo delle partite, stai facendo male. Io non lo so, Baroni, fino a che punto può rimanere. Ma è anche chiaro che la proprietà del Verona, secondo me, la sta trattando proprio male la squadra. Non sta prendendo giocatori, si vuole vendere anche in gogge quelli là più forti. Non cambia l'allenatore per non pagarne due, questa è la realtà. Vince il Milan col Sassuolo, gol di Pulisic al 59esimo. Ragazzi, una grande vittoria perché sostanzialmente il Milan ha nel Sassuolo la sua bestia nera. Perdiamo sempre in casa, quindi vincere, portarsi a meno 9 dall'Inter, che ripeto, non è prendibile. Chiariamo questa situazione perché sennò pensate poi che sto dicendo che il Milan lotta per lo scudetto. No, però fare un salto di più 3 sulla Fiorentina, più 5 sulla Bologna, più 7 sull'Atalanta è importante per la Champions, perché noi dobbiamo arrivare in Champions come minimo l'anno prossimo. È chiaro che il Milan gioca male, Leao si è perso definitivamente, la difesa è quello che è, Maignan para bene, ogni tanto fa anche qualche strafalcione, un Milan che ha perso sicurezza, ha perso tranquillità, gioca male, gioca malissimo e i risultati sono questi.
problema è, sto vedendo anche la campagna acquisti, ragazzi, mi fa ridere. Cioè, la campagna acquisti, Gabbia. Gabbia è uno scarto del Milan. Noi l'abbiamo tolto quest'estate perché non ci puntavamo. Perché per noi non era un giocatore da Milan. Adesso te lo riprendi. È un rafforzamento o è un tarpare un buco senza rafforzarti? È quello, eh. Perché se tu ci puntavi, non lo davi in Spagna. Quindi è un rafforzamento, Gabbia? No. E semplicemente tappare i buchi senza spendere soldi, perché cardinale, noi siamo il Milan, noi dobbiamo vincere sempre, dobbiamo fare una squadra che vince sempre e dopo vai a prendere gli scarti che hai tolto tu. Questa è la filosofia del Milan, un Milan che quest'anno, ragazzi, arriva nei primi 4 in campionato, facci le prove perché sta giocando veramente male e prima o poi sto giochetto ti si rivolta contro, andate tranquilli. Un Sassuolo che è a 16 punti, praticamente a rischio retrocessione, ma era normale. C'ha dei buoni giocatori il Sassuolo, ma Dionisi a me non mi piace come allena, non mi è mai piaciuto, non gli ha mai dato un gioco al Sassuolo dopo De Zerbi. E in più è anche tanto presuntuoso quando parla, qua, non là. E in più, raga, tenere giocatori come Berardi contro voglia è stato sbagliato. Era meglio vendere Berardi e prendere tanti giovani forti, come ha fatto il Frosinone. Non l'hai fatto e questo è il risultato. Ragazzi, non si può fare nulla, questo è il risultato. Juve-Roma 1-0. Ragazzi, quello che vi dico io. La Juve quest'anno, minimo sforzo, massimo risultato. Continua a vincere, continua a macinare risultati. Vincendo sempre 1-0. Lo faceva con Conte, lo faceva con Lippi. Questa è l'identità. Io non mi ricordo mai una Juve spettacolare. Ho visto sempre una Juve molto cinica negli anni in cui ho seguito il calcio. Una Juve che rimane avvinghiata all'Inter, ripeto, sfruttando la mancanza delle coppe, può provare a fare un colpaccio importante. Quindi, ragazzi, di base la Juve è pericolosa. Segna Rabiot, l'ennesimo gol negli ultimi 2 anni, importante. È una Juve pericolosissima, che può fare sempre meglio. L'Inter avrà dei problemi con le coppe e la Juve si può, si può inserire. Quindi sarà un campionato lottato fino alla fine. È chiaro che la Roma, ennesima sconfitta, no, raga, no. Secondo me, purtroppo, la realtà è che Mourinho non è più quell'allenatore che era prima. Quell'allenatore che faceva la differenza, faceva giocare bene le sue squadre, non lo è più. È diventato un allenatore mediocre, la Roma è un'ottima squadra, anzi, non è manco così inferiore alla Juve. Eppure, come possiamo vedere, è l'ennesima sconfitta in uno scontro diretto che ti ridimensiona. Sei a meno 5 dal quarto posto, che non è irrecuperabile, ma stai facendo un campionato mediocre con una squadra che ha un potenziale enorme. Non mi piace, non mi piace, non sono soddisfatto. Migliore della giornata lo diamo alla Juve perché ha battuto la Roma e ha fatto un salto importante. Peggiore questa volta lo voglio dare all'Inter. Non sempre la pacchia ti dura, ma comunque rimane la più forte. Ciao, voglio. Oh.